Sono purtroppo diversi gli incidenti mortali registrati negli ultimi tempi anche su tutto il territorio provinciale Teramano. Il tragico incidente dell'altra sera avvenuto sul lungomare di Tortoreto ha acceso ancora di più i riflettori sulla problematica della sicurezza stradale, un argomento su cui il nuovo prefetto di Teramo Fabrizio Stelo è al lavoro per trovare delle possibili soluzioni e sta incontrando tutti i sindaci del territorio. Un lavoro su cui anche la provincia di Teramo si sta adoperando per attuare a stretto giro delle soluzioni alle criticità già note da tempo. La sicurezza stradale è un tema molto sentito e importante sulla viabilità provinciale ma non solo. Stiamo infatti intervenendo immediatamente installando telecamere che adesso sono solo in prova sulla SP8 e la SP3. Lo faremo anche sulla terra o mare perché gli incidenti sono uno, la velocità è una delle primarie cause che porta agli incidenti e spesso anche alla mortalità dopo l'incidente. Quindi stiamo cercando di... E controllare il territorio, monitorarlo con sistemi tradizionali e anche con sistemi evoluti che porteranno quindi all'installazione di dispositivi che faranno diventare le strade delle smart road. Lo faremo immediatamente, lo stiamo facendo con convinzione perché la sicurezza stradale è un tema sulla quale purtroppo non è più possibile aspettare. State lavorando in stretta sinergia con tutti i sindaci della provincia e anche con la prefettura? Sì, abbiamo già interessato nei tavoli tecnici della, per la sicurezza alla Prefettura, lo faremo successivamente anche con i sindaci, ma lo stiamo facendo soprattutto per sensibilizzare il guidatore a rispettare il codice della strada. Una questione che riguarda anche e soprattutto la montagna e il periodo estivo sono tantissime le moto e le macchine che corrono per quelle vie. Sì, la montagna è un tema che mi tocca da vicino, è un tema molto sentito perché. Purtroppo spesso le strade montane non sono uh, percorse da tantissimi utenti e le persone tendono ad andare mediamente più veloce e il fatto che magari siano meno frequentate dalle da, da auto le Persone si sentono magari più motorizzate in maniera un po' più disinvolta ad aumentare il ritmo e quindi la velocità. Anche sulla montagna, quindi, avremo particolare attenzione, soprattutto non tanto con i dispositivi dissuasori per la velocità, ma per tutti quei dispositivi che sono eh, i diciamo, guardrail, la sicurezza passiva in caso di eh, fuoriuscita dell'auto dalla sede stradale.